Allora, vediamo adesso come fare l'impostazione, la calibrazione di Telemino. Per fare questo utilizzerò come base due filtri Bader, il filtro ossigeno 3 e il filtro H-alfa da 7 nanometri, sapendo a priori che il filtro ossigeno 3 ha una lunghezza d'onda di 498 nanometri e il filtro H-alfa 656,2. Illuminerò con una lampadina a fluorescenza che utilizzerò prima per illuminare i due filtri, poi senza i filtri per verificare la calibrazione ottenuta, sapendo che il risultato della calibrazione di questa lampadina è questo grafico qua, in cui ho tre picchi che ho già precedentemente misurato. Quindi adesso io attacco la lampadina e facciamo partire Telemino. Allora, io ho semplicemente appoggiato lo spettroscopio alla lampadina. Come vediamo, nella cartella che ho creato Telemino c'è solamente il programma Telemino spectrometer.exe e nella cartella docs c'è solamente il file language ita.txt. Questo è il minimo indispensabile per far funzionare Telemino. Qui adesso faccio partire Telemino e vedremo che con le operazioni che farò verrà creato un ulteriore file che sono le impostazioni di calibrazione di Telemino, che sono quelle che ci interessa creare. Quindi parto con il programma, la camera è già attaccata e come si vede io ho i controlli che non posso fare niente. Il motivo è semplice, perché adesso chiudo, perché qua non abbiamo selezionato nessun video input device. La prima cosa che faccio però è impostare il linguaggio e metterlo in italiano. Questa cosa funziona se e solo se la lingua dell'italiano è nella cartella docs dentro Telemino. Come ho toccato qualche cosa, mi ha già creato Telemino spectrometer.ini.txt, che è poi il file che dovremmo consegnare al cliente. Allora, questa è la nostra, allargo questa finestra e quindi seleziono qua a sinistra la full HD webcam e apro i controlli video. Eccola qua, siamo arrivati, questi controlli video. Devo per prima cosa nel pannello formati impostare la dimensione non 640 ma 1920x1080. Premo ok e a questo punto abbiamo la schermata completa. E a questo punto noi abbiamo Telemino collegato qua sopra, quindi possiamo mettere l'esposizione automatica e vediamo lo spettro risultante. Oh, qua sotto non abbiamo i colori perché di fatto togliamo i picchi e togliamo anche i colori, di fatto abbiamo qui dobbiamo avere 1000 e non 100, ecco qua, quindi abbiamo lo spettro completo, quindi a questo punto possiamo chiudere questo e rimettere i colori, così vediamo lo spettro completo. Qua vediamo dei valori teorici che non sono di calibrazione, perché semplicemente Telemino ci fa vedere che cosa vede lo spettroscopio della sua fenditura, quindi la luce che entra. A questo punto io inizio a indicare che utilizzerò questi due filtri come calibrazione. Per calibrare io devo andare nel pulsante qui in basso, taratura, e selezionare che cosa voglio tarare. Telemino mi dà due valori, 436 e 546 nanometri, che sono legati ai punti di taratura di lampade a fluorescenza standard. Però siccome io utilizzo questi due filtri, vuol dire che selezionerò manualmente i punti di taratura. Il primo punto, il più a sinistra, è il punto ossigeno 3, che io so da manuale essere a 498, quindi scrivo 498. Il secondo punto che andrò a selezionare è l'H-alfa, che è 656,2. Ok, a questo punto inizio con l'H-alfa, quindi prendo il filtro e lo monto sullo spettroscopio. Il risultato è che l'immagine sarà scura perché dovrò
sistemare il gain e la luminosità. Quindi ho avviato il filtro, lo riavvicino alla lampadina, quindi sono già fortunato, quindi questo è il nostro punto di calibrazione. Semplicemente prendo il 656 e lo trascino meglio che posso al 100, finché in basso, adesso leggerò picchi, in basso leggo il valore che ho impostato in alto, quindi questo è impostato correttamente. Quindi qua sono 656 nanometri. Tolgo il filtro H-alfa, quindi ritorna lo spettro della lampada a fluorescenza, rimetto il filtro nella scatolina, prendo il filtro ossigeno 3 e monto il filtro ossigeno 3. Quindi siamo puntati col filtro ossigeno 3, devo ridurre la luminosità sempre con i controlli video, quindi vediamo se ecco fatto, e quindi a questo punto lo posso chiudere, devo spostare 498 che è la lunghezza d'onda dell'ossigeno 3 sopra questa riga rossa, finché sotto non leggo 498. A questo punto io ho selezionato due punti, il punto 656 e il punto 498. Abbiamo terminato, chiudo Telemino, faccio file, esci, e andiamo a vedere Telemino Spectrometer ini.txt. In questo file vediamo, qui in basso, che sono impostati i valori che ho indicato io, quindi 498 e 656,2, che corrispondono a questo pixel all'interno del frame. Cioè, questo è il file di calibrazione che dobbiamo spedire. Come facciamo ad essere sicuri che funzioni? Semplicemente io svido il filtro, rimetto lo spettroscopio davanti alla lampada a fluorescenza. Questa lampada io l'avevo precedentemente calibrata, quindi dovremmo verificare se lo spettro che ci darà Telemino sarà uguale a questo. Adesso io devo abbassare la luminosità perché non c'è nessun filtro davanti, quindi la sposto un po' a destra. Vediamo se riesco a trovare un valore decente. Diciamo, ecco, questo lo chiudo. Quindi a questo punto noi abbiamo che il picco, questo picco qua, questo vedete con la cuspide, è 546, e infatti qua sotto mi dà 546. Questa a sinistra è 436, eccolo qua, che è un po' troppo luminoso, però è giusto, e a destra è 611, quindi qua siamo a 612, quindi direi che la calibrazione è andata a buon fine. Quindi a questo punto qualunque sorgente di luce noi andiamo a prendere, siamo calibrati. Quindi a questo punto io sposto lo spettroscopio, lo prendo in mano e lo punto sulla finestra, e quindi rimodifico un'altra volta i controlli video, metto in automatico l'esposizione, e quindi qua vedo la luce che passa dalla finestra, la luce del sole. Quindi abbiamo la massima luminosità nel giallo-verde, che è la nostra stella, e qui vediamo da questa parte più o meno ci saranno, c'è il doppietto del sodio, ma qui diciamo non riusciamo proprio a vederlo. Va bene, quindi questo è tutto, abbiamo calibrato, chiudiamo. Quindi mi raccomando, l'importante è non premere più taratura e spostare questi due cursori, 498 e 656, che sono ben posizionati. Quindi al cliente che cosa diamo? Diamo il programma Telemino Spectrometer.exe, il file ini.txt e il file docs, la cartella docs in cui dentro c'è il file language italiano.txt. Questo è quanto. La cartella Telemino in realtà è più grande perché contiene molti più file, contiene dei PDF di istruzioni per l'utilizzo, però possiamo anche non darli, quindi possiamo dare solamente questa cosa. Quindi per ora è tutto, a presto.